268 le famiglie residenti nella nostra provincia che non hanno messo in regola i propri figli con l'obbligo delle vaccinazioni pediatriche. Sono state tutte convocate dall'azienda sanitaria, primi appuntamenti ad aprile. Doppia aggressione in città nella serata di sabato. Un uomo è stato colpito alla testa con un palo da due sconosciuti, mentre una lite tra ragazzi è finita a colpi di cubetti di porfido. L'assessore Mancioppi ha annunciato in consiglio comunale la regolamentazione del parcheggio in piazza Cittadella. In arrivo le strisce blu contro il caos. Si è spento a 91 anni il baritono piacentino Carlo Torreggiani, che calcò i più importanti teatri italiani. A Gazzano piange la scomparsa del ristoratore Renzo Panizzari, per tutti il Puma. Fine settimana negativo per lo sport piacentino. Sabato la sconfitta del Pro Piacenza con il Prato. Ieri sera stessa sorte per la Wixo LPR Volley con Civitanova nel primo turno dei playoff. Le sfide analizzate dopo il telegiornale a Sottorete e Zona Calcio.